Don Simone è affidato il compito di proclamare la parola di Dio. Insieme ai tuoi collaboratori, attraverso la predicazione, il catechismo e ogni forma di attività pastorale, aiuterai i tuoi parrocchiani a conformare la propria vita a quella di Cristo. Ecco, saluto tutti voi che siete voluti essere qui ad accogliermi, ad accogliere il vostro nuovo prevosto. Con il cuore colmo di emozione guardo i vostri volti, incrocio i vostri sguardi e vedo da una parte amici, fratelli con cui condividere il cammino della vita fatto di sogni, di progetti, di responsabilità, magari anche di fatiche, di dolore, di sofferenza. Ognuno di voi sa quello che abita il proprio cuore. E dall'altra parte, per grazia di Dio, vedo in voi anche dei figli da custodire con la preghiera, da guidare con i sacramenti, da accompagnare con la presenza. Ecco allora il segno che vorrei usare con voi oggi, questa casula. Questa casula mi è stata regalata dai miei genitori il giorno della mia ordinazione sacerdotale. Ecco, come tutti i papà e le mamme fanno un regalo alla loro figlia o al loro figlio quando si sposa, così la mia mamma e il mio papà mi hanno fatto dono di questa casula, una casula preziosa, una casula ricca di dettagli, una casula, un paramento che, possiamo dirlo con tutta franchezza, non passa inosservato. Certo, la preziosità è quello che si nota, ma dietro c'è il frutto e il peso del lavoro dei miei genitori. Carissimi amici di Armeno, volete lasciarvi inserire dentro questo prezioso ricamo? Volete essere anche voi pietre preziose di questo segno così grande che racconta la mia vita sacerdotale, che dice il mio cammino? San Domenico Savio, un santo cui sono molto devoto, giungendo all'oratorio di Valdocco, disse, ho tenuto fino adesso, adesso permettete un attimo che respiri. San Domenico Savio, giungendo all'oratorio di Valdocco, disse, guardando Don Bosco, io sono la stoffa, tu sei il sarto, facciamo insieme un bell'abito per il Signore. Ecco, carissimi amici di Armeno, io ho detto il mio sì, ma attenzione, io sono solo la stoffa, qui le pietre preziose siete voi. Io vorrei dire a tutti voi, voi siete le pietre preziose, voi siete ciò che rende bella questa casula, voi siete la ricchezza di questo segno. Io sono qui, ma sono solo la stoffa. Lasciamoci guidare dal Signore, lasciamoci abitare dalla sua grazia. Pietre preziose cucite insieme dalla divina provvidenza a formare un ricamo incantevole. Amen. Thank you.
Santifica, oh Dio, questa offerta con la tua potenza, della tua benedizione, e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo. Simone, ti affido la cura del tabernacolo. Sarà tuo gioioso compito conservare il corpo del Signore per l'adorazione dei fedeli, per portarlo agli ammalati e alle persone anziane che non possono venire in chiesa. Santo. La messa è finita, andate in pace. Amen.